Grazie Nicola, grazie naturalmente anche a Anna per questo invito e alla sezione della Guardia Policella. Ma nonostante il tempo limitato che mi è stato assegnato, che voglio rispettare naturalmente, mi sembra opportuno soffermarmi su alcune premesse metodologiche e aggiungere che poi inevitabilmente procederò punto per punti, spero non per slogan, ma insomma ogni punto di per sé meriterebbe uno svolgimento maggiore. Mi scuso di questo, ma è previsto poi anche il dibattito, casomai mi saranno rivolte le domande. La prima premessa metodologica è la distinzione, credo sempre opportuna, tra spiegare, vale a dire attribuire cause ai fenomeni, come cerca di fare la scienza, compresa appunto quella storica, compresa appunto le scienze politologiche, e invece giustificare, che significa dare un giudizio di valore su ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Mi rifaccio a un esempio che credo sia abbastanza noto a tutti e su cui, per fortuna, tra lo spiegare e giustificare non c'è molta differenza oggi, perché la stragrande maggioranza degli storici ritiene che il Trattato di Versailles, che, come sapete, fu fatto appunto a Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale, sia stata una delle cause che hanno portato poi alla seconda guerra mondiale. Il che significa che noi possiamo attribuire, che so, a Lloyd George, a Clemenceau, allo stesso presidente degli Stati Uniti, lasciamo stare il quarto, che era appunto l'italiano, Vittorio Emanuele Orlando, la colpa del nazismo, addirittura della Shoah. No, assolutamente no. Potremmo dire, beh, del resto era presente di un genio che si chiamava John Maynard Keynes e che ha scritto un libro, adesso è stato ripubblicato da Adelphi, e se avete tempo lo consiglio molto attentamente alla vostra lettura, molto attuale anche oggi. Il libro è Le conseguenze economiche della pace. E Keynes sottolinea molto bene gli errori che furono compiuti in quell'occasione. Diciamo, possiamo dire certamente che quegli statisti non furono lungimiranti. Penso agli errori madornali appunto di valutazione. Keynes, che aveva partecipato appunto in una prima fase perlomeno alle trattative per conto del governo inglese. Questa è la prima premessa. Quindi, perché in questi giorni anche sulla stampa italiana spesso ci sono fatte confusioni di questo tipo, parlando di quel che è successo ai tempi della dissoluzione dell'URSS, prima caduta del muro di Berlino, dissoluzione dell'URSS, il periodo di Yeltsin, poi insomma la vittoria di Putin e tutte quante queste cose. Questo spesso significa mettersi dalla parte di Putin. Il seconda premessa, potremmo dire metodologica, legata anche alla prima, noi perlomeno chi vi parla, insomma come movimento federalista, non siamo, lo siamo fin dall'inizio, fin dalla sua nascita nel 1943, non siamo mai stati favorevoli ad attribuire colpe collettive. Le colpe collettive appartengono appunto al pensiero nazionalista. E quindi non pensiamo nemmeno ora che gli ucraini sono tutti buoni e i russi tutti quanti cattivi. La famosa affermazione di uno dei fondatori del Movimento Federalista Europeo, Ginzburg: noi combattiamo i nazisti, non i tedeschi. La terza premessa metodologica è che naturalmente questa sera non potrebbe essere diversamente, trattandosi poi di una riunione del Movimento Federalista, io parlerò da un determinato punto di vista. E questo punto di vista è quello che vedi in questo momento, non è naturalmente solamente per fortuna, poi citerò anche un passo che mi ha colpito, che ho letto in questi giorni, che mi ha colpito. Vi dicevo, questo punto di vista vede questo momento storico come segnato dalla contrapposizione tra, potremmo dire, se volete adoperare il termine federalismo, per darlo un senso molto più forte anche dal punto di vista, potremmo dire, ideologico, ma tra, in ogni caso, coloro che pensano a una collaborazione, una pacificazione del mondo e a forme di governo dell'umanità che ci permettono di combattere i terribili mali da cui è ancora afflitta, a cominciare dalla guerra, naturalmente per risalire appunto accanto, ma anche i cambiamenti climatici e tutte queste, insomma, la bomba demografica dell'Africa, potremmo citarne molte altre, di risolvere il problema delle migrazioni, no?
e coloro invece che ritengono che, insomma, sono molti, ovviamente Putin uno di questi, non è certamente l'unico, no? Ne esistono molti che in Europa occidentale, Trump e gli Stati Uniti d'America, per citare un altro, Bolsonaro, un altro ancora, no? Che insomma la soluzione, non la soluzione dei problemi, ma che la storia non possa prescindere dal nazionalismo e che quindi bisogna scontrarsi. Questi spesso vengono definiti anche i cosiddetti realisti, nel senso che insomma, la storia è questa. Per rifarmi prima, ho citato prima Keynes, se uno legge quell'aureo libretto, che è anche abbastanza corto, dice alla fine Clemenceau si comportò a Versailles come si sarebbe comportato Bismarck, dando per inevitabile il conflitto tra potenze nazionali, le quali avevano una loro identità ben definita. Alcune di queste, ovviamente sempre le altre, avevano uno spirito demoniaco, in quel caso appunto le Germanie. Ecco, noi siamo rigorosamente contrari appunto a questo. Iniziamo allora alle premesse dell'attuale situazione, che vanno collocate nella caduta del muro di Berlino del 1989 e nella fine dell'Unione Sovietica, due anni dopo. L'allora Comunità Economica Europea, che diventò poi Unione Europea col Trattato di Maastricht, ha affrontato una nuova situazione, del tutto nuova per lei sicuramente, a livello interno e a livello internazionale, con due diverse strategie. La prima, accelerando l'unificazione con la scelta di unione monetaria, Trattato di Maastricht. Sapete che erano stati aperti, io ricordo anche molto bene, in quel momento ero già un militante, avevo già le responsabilità, in quel momento furono avviate due conferenze intergovernative tra gli allora membri dell'Unione Europea, che erano appena 12. Una che avrebbe dovuto portare appunto ed è più successo all'unificazione monetaria, l'altra che avrebbe dovuto portare all'unità politica. La prima è appunto successo, la seconda fu ben poca cosa sostanzialmente. Ci fu il riconoscimento della cittadinanza europea, il riconoscimento che oltre a quello economico monetario esistevano altri due pilastri, uno quello della politica estera e della sicurezza, l'altro quello della giustizia e degli affari interni, ma questi due pilastri vennero mantenuti sotto la stretta sovranità nazionale e quindi con strumenti di decisione puramente intergovernativi. Questa è stata la scelta attuata allora. Quindi andare a rispondere con una crescente integrazione di fronte alla disintegrazione della Mitteleuropa, non è certamente est, io ricordo sempre che Praga è a 150 km più a ovest di Vienna, non è certamente est la Jugoslavia, insomma, ovviamente, no? Scusate, la Repubblica, la Cecoslovacchia allora, non la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca oggi. La Mitteleuropa è l'est europeo. In politica estera, la Comunità Economica Europea, divenuta Unione Europea con Maastricht, aveva un solo strumento da usare, ed era quello dell'allargamento, era quello dell'adesione, che rimane uno strumento importantissimo, che oggi, non a caso, è tornato oggi proprio sulle prime pagine di tutti i giornali, lo citavo prima su Marti, se ricordo bene, poi ci torneremo brevemente, con la proposta di adesione dell'Ucraina. Quindi, avendo solo quello strumento, ha lasciato alla NATO di rispondere all'altro bisogno primario di ogni Stato, la sicurezza. Potremmo dire che i bisogni primari di uno Stato sono, da un lato, garantire la prosperità, anche perché la classe politica si mantiene solo se i cittadini, altrimenti il rischio di rivolte, rivoluzioni, quindi questo è un bisogno primario, e l'altro elemento, quello della sicurezza, sicurezza interna e anche sicurezza esterna, le due cose sono tra di loro legate. Questo è avvenuto, come ricordate bene, in Jugoslavia con l'intervento diretto appunto della NATO, la vicenda appunto di Jugoslavia, la dissoluzione di Jugoslavia e le guerre scoppiate in Jugoslavia, episodio terribile per tutti quanti noi, e poi per tutti i paesi dell'est. Dobbiamo aver presente che due soggetti diversi, che offrono due public goods, due beni pubblici, entrambi essenziali come quelli che ho citato prima, inevitabilmente il fatto che siano due soggetti che offrono appunto questi due diversi beni, entrambi essenziali, no? Causano delle conseguenze.
Primo, quello delle priorità. Non è mica detto che la NATO e l'Unione Europea abbiano le stesse priorità. Ha detto recentemente Bolton, che è stato consigliere per la sicurezza di prima, se ricordo bene, ambasciatore alle Nazioni Unite per conto del governo di Bush figlio, diciamo, no? E poi consigliere per la sicurezza per un anno, poi Trump l'ha licenziato, no? La priorità per gli Stati Uniti lo era sicuramente durante la presidenza Trump, lo è abbastanza anche attualmente, e oggi è il confronto con la Cina. L'Unione Europea ha con la Cina un problema certamente diverso. Divisioni interne all'Europa tra i paesi dell'est, che hanno come priorità il confronto naturalmente con la Russia, il problema della Russia, l'orso sovietico, come dicevo in passato, o l'orso russo, come si dice talvolta oggi, no? I paesi del Mediterraneo, che invece hanno il problema della pacificazione dell'Africa, dello sviluppo dell'Africa, le migrazioni, eccetera, eccetera, no? Quindi ognuno naturalmente ha priorità diverse, e affidare alla NATO il tema della sicurezza, della politica estera, sostanzialmente due cose che stanno tra di loro, no? Significa scontentare spesso tutti. Altro grande tema, l'Unione Europea, che viene vista spesso come longa manus appunto della NATO. In questi giorni le possibili adesioni di Finlandia e Svezia, di cui abbiamo parlato prima, non dovrebbe essere l'Unione Europea a fornire sicurezza ai suoi stati, come è del tutto immaginabile, insomma, se fosse uno stato, che non è. Allora, altre conseguenze hanno creato questo groviglio di problemi che oggi si estende a est, ed è il caso nel Medio Oriente, no? Insomma, una grande polveriera, e in Africa. Passiamo agli eventi degli ultimi giorni. Prima dell'attacco russo, noi abbiamo assistito al quadro tradizionale. Gli Stati Uniti, che fanno la voce grossa all'interno, grosso modo, della NATO, e invece tentativi di appeasement da parte degli europei per evitare la guerra. Avete visto le visite di Macron, le visite di Scholz, le telefonate, e Draghi ha ricordato che era stato invitato, è stato Putin, ha detto lui esplicitamente, a invitarmi e andrò in Russia, anche se non ero proclamato, poi non è andato, forse è stata una fortuna. No? L'attacco russo del 24 ha cambiato lo scenario, perché ha da un lato umiliato gli europei, tutti questi, abbiamo presente quegli episodi, no? Macron che dice Putin è disposto, abbiamo provato, e subito naturalmente la risposta da parte russa non è assolutamente vero, ha umiliato gli europei tutti, no? E ha dato ragione agli americani, i quali avevano detto che Putin aveva già preso una decisione e hanno fatto questa scelta, che a mio modo di vedere è stata una scelta indovinata, in questo caso una scelta di Biden, di pubblicare i rapporti dell'intelligence per rivelare appunto il bluff, nel senso per rivelare che in realtà la Russia stava mentendo nel momento in cui diceva che c'è ancora spazio, si può ancora trattare la diplomazia. L'invasione ha poi mutato con una rapidità sorprendente per tutti, anche per me, poi vi citerò il titolo della rivista Time, è interessante, le decisioni e il comportamento degli attori europei, delle istituzioni nazionali, delle istituzioni europee, oserei dire almeno finora anche dell'opinione pubblica. Perché, primo, ha ricompattato la NATO, diciamo due versanti atlantici della NATO, quello americano e quello europeo. Era forse la conseguenza più prevedibile di fronte a un attacco di questo tipo. Sono state approvate le sanzioni economico-finanziarie durissime. Provate a pensare quanto si è discusso la possibilità che il famoso, insomma, il codice SWIFT, no, che mettono insieme 11.000 istituzioni bancarie che privano le banche russe della possibilità di fare transazioni con il resto del mondo, no? La contrarietà della, si diceva, dell'Italia, che all'inizio c'era, della Germania, di Cipro, in brevissimo tempo, no? È stata stanziata una somma per rifornire di armi letali l'Ucraina, anche letali l'Ucraina. È stato fatto un invito all'adesione per l'Ucraina, una cosa che non è mai avvenuta a mia memoria. Di solito sono gli stati che si candidano e spesso rimangono in camera d'attesa per lungo tempo. La proposta è partita da Ursula von der Leyen, no? Poi c'è stata richiesta formale ieri, mi è arrivata anche la coppia, no? E oggi il Parlamento Europeo ha discusso proprio di questo, con collegamento anche in diretta con il presidente Zelensky. Sulla stessa linea si sono comportati i singoli stati. Non c'è stato nessun veto, nemmeno dal filo putiniano Orban, che non più tardi di un mese fa, forse anche meno, era andato là
avere l'assicurazione da Putin che in ogni caso il gas all'Ungheria, all'amica Ungheria, sarebbe sempre arrivato. C'è stato un accordo sulla ridistribuzione dei migranti con la Polonia in prima fila, quella Polonia, no? Molti stati, compresa l'Italia, avete forse sentito nel dibattito di oggi, hanno dato, o stanno dando, intendono dare, degli aiuti militari, di armi letali, si torna di nuovo al tema, all'Ucraina. La Germania, mi soffermo su questo, perché la sua volta è stata una svolta storica, decide di abbandonare il Nord Stream, bloccare il Nord Stream 2 a tempo indeterminato, questo era presentemente scontato, di fornire armi all'Ucraina, ricordate all'inizio pensava di fornire il METI, sembra anche un METI di scarsa qualità, di aumentare di 100 miliardi il bilancio della difesa, aggiungo con cancelliere dell'SPD, il partito da sempre più comprensivo con la Russia, io ricordo ancora quando la sinistra, meglio, i giovani del partito negli anni degli euromissili, fine anni 70, no? Elaborarono il famoso slogan che poi è rimasto nella storia del partito, meglio rossi che morti, no? Con Schröder che all'interno di Gazprom, per citare due, insomma, uno storico e uno recente, con un governo di centrosinistra che ha come secondo partito i Verdi, diventato molto in passato un partito di pacifisti, eccetera, prima di scontinuità c'era avuto già con Joschka Fischer, per dire la verità, no? Ai tempi della guerra in Iraq, che è diventato un partito molto assertivo con la ministra degli esteri, con la presa sul serio delle minacce di Lavrov, che qualche anno fa appena avevano fatto leader alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lavrov aveva dichiarato che la riunificazione tedesca è illegittima e tutti avevano riso, che sono una battuta, no? Fuori, con manifestazioni popolari di solidarietà all'Ucraina in tutti quanti i paesi europei, no? Sono state straordinarie, qui mi dispiace, qualcuno anche oggi viene fuori, no? Ma quando ci sono, c'è da prendersi alcuni americani, allora tutti in piazza gli europei, in questa occasione non è assolutamente vero, molti sono andati lì con le bandiere, anche qui a Verona, ho visto con le bandiere appunto dell'Ucraina, in testi di solidarietà con gli ucraini, più di 200.000 che vivono, se ho detto bene, in Italia, no? Vengo alle ultime parti della mia introduzione. Noi abbiamo avuto un direttivo regionale, se ricordo bene, una decina di giorni fa, e uno di noi aveva fatto una battuta, no? Non c'è nessuno disposto a morire per Kiev, passato, no? Famosissima affermazione ai tempi della conferenza di Monaco. Non è più vero. In realtà noi abbiamo dichiarato guerra alla Russia in difesa dell'Ucraina, come consente del resto di fare l'articolo 51 delle Nazioni Unite quando uno sta di aiutare uno Stato che è sotto attacco, che è invaso. Siamo diventati, a pieno titolo, proprio Nicola Valinotto ha mandato recentemente, no, un testo, siamo diventati co-belligeranti e con un consenso finora molto ampio in tutta l'Unione Europea, da parte delle istituzioni e da parte di tutti quanti gli Stati, altro elemento niente affatto scontato, e da parte dei partiti e da parte finora, poi quel che succederà io non lo so, non mi pronuncio, può darsi che tra 3 giorni, 5 giorni, eccetera. Perché? Diciamolo questo: Putin ha minacciato ben 2 volte l'uso dell'atomica, messo in massima allerta il dispositivo nucleare, il che vuol dire che per difendere i nostri valori noi siamo disposti a mettere in discussione non solo i nostri interessi, le carenze energetiche che sicuramente arriveranno, l'aumento delle materie prime, anche di quelli alimentari, l'inflazione, no? Ma anche le nostre vite. Qualcuno ha paragonato giustamente, lo ricordo, ero un ragazzino, poco più, ero in collegio, quel che è successo nel 62 ai tempi appunto ai tempi di Cuba, no? E oggi noi abbiamo un rischio di questo tipo. Putin l'ha ricordato 2 volte questo. Noi assistiamo allora a uno di quei grandi scontri in cui 2 scali di valori entrano in conflitto. E mi piace molto citare quel che ha detto l'ambasciatore all'ONU del Kenya, Kimani, non so se lo leggo bene o male, sono 10 righe. Il Kenya e quasi tutti i paesi africani, ha ricordato denunciando un comportamento fin troppo familiare ai paesi usciti dal colonialismo, sono nati con la fine dell'impero. Ecco le sue parole. Non siamo stati noi a tracciare i nostri confini. Sono stati tracciati nelle lontane metropoli coloniali di Londra, Parigi e Lisbona, senza alcun riguardo per le antiche nazioni che hanno separato. Oggi, oltre i confini di ogni singolo paese africano, vivono dei nostri connazionali, con i quali condividiamo profondi legami storici, culturali e linguistici. Se, al momento dell'indipendenza, avessimo scelto di costruire gli stati sulla base dell'omogeneità etnica, razziale o religiosa,
saremmo ancora impegnati in guerre sanguinose. Invece abbiamo convenuto che ci saremmo accontentati dei confini che abbiamo ereditato, ma avremmo comunque perseguito l'integrazione politica, economica e giuridica continentale. Piuttosto che formare nazioni che guardassero sempre indietro nella storia con una pericolosa nostalgia, abbiamo scelto di guardare avanti ad una grandezza che nessuna delle nostre numerose nazioni e popoli aveva mai conosciuto. In queste tre ultime righe c'è Putin, nazione che guarda sempre indietro nella storia con una pericolosa nostalgia, e c'è il processo di unificazione europea. Coloro che hanno scelto di guardare avanti ad una grandezza che nessuna delle nostre numerose nazioni e popoli aveva mai conosciuto. Noi siamo in questo momento, insomma, io faccio questa battaglia da 43 anni, un momento di questo tipo l'ho visto tra l'89 e il 92, non a caso sono partito appunto da lì, Maastricht e quel che ne è seguito, è un momento straordinario per la storia dell'Europa, con dei rischi fortissimi, no? Per non citare il mio amato Max Weber quando parla di maratona, insomma no, c'erano due visioni del mondo. Vi cito, ho promesso, storia dei tempi, ho rubato un minuto, Anna, forse no, qui chiudo. Titolo della rivista Time, il ritorno della storia, come Putin ha frantumato i sogni europei. Ecco, è un titolo che non vale più, non è assolutamente vero. Come Putin semmai ha dato nuova sostanza ai sogni europei. E questo è successo nell'ambito di 5-6 giorni. Io non voglio fare profezie sul futuro, per carità, può darsi che poi tutto quanto vada in frantumi, si ritorni alle solite beghe, eccetera, eccetera. No? Però quello a cui stiamo assistendo è un passaggio straordinario. Noi passiamo di salto federale, è un balzo, e l'Europa è stata capace di farne un secondo, sta facendo il secondo, no? Sono tra l'altro in contatto con Borrell, che ho ospitato a Ventotene, l'abbiamo ospitato per due volte, sta facendo il secondo, dopo che appena due anni fa, anzi un anno e mezzo fa, esattamente il 21 luglio del 2020, no? Ha fatto questo primo grande piatto del Next Generation EU, che ha dato anche la fiducia all'Europa, la capacità e la forza di poter proporsi appunto sullo scenario appunto europeo, e di, credo anche di avere la fiducia da parte del popolo europeo, o se volete dei popoli di paesi membri. Io avremo qualche altra osservazione su Cina, ma casomai vi torneremo dopo, mi dispiace rispettare i tempi, chiedo scusa del minuto in più o due che ho rubato.